All'inizio la protesta dei lumini sapeva un po' di flop. Alle 8 in comune a Como infatti c'erano più giornalisti e fotografi che manifestanti. Ma la sensazione è durata un attimo, perché poi, rapidamente, il cortile antico di Palazzo Cernezzi ha iniziato a riempirsi. 10, 50, 100, 200 e poi 400 cittadini, per lo più commercianti, che hanno invaso la sede del municipio per urlare un sonoro no all'allargamento della zona traffico limitato di Como. 400 lumini funebri accesi, l'impatto è molto forte. Un simbolo del commercio che sta morendo, dicono i manifestanti, incalzati dal coordinatore del comitato Como di Tutti, Alessandro Rapinese. Un solo bu di tutta questa gente qui stasera fa tremare i vetri. Siamo stati educati. Il numero mi sembra consistente, andiamo avanti così e poi dopo, se sarà necessario, faremo ricorso. La rabbia sale ed esce dalle bocche del corteo sotto forma di slogan contro l'amministrazione di Como. I bersagli sono per lo più il sindaco Mario Lucini e gli assessori alla mobilità e al commercio Daniela Gerosa e Gisella Introzzi. Mancano pochi minuti alle 9 quando il serpentone di lumini rossi parte dal comune per snodarsi lungo le vie del centro. Il corteo dovrebbe arrivare in Piazza Roma, ma i manifestanti decidono, vista l'occasione, di fare un passaggio sotto la sede di Confcommercio in via Ballarini, dove è atteso il governatore lombardo Roberto Maroni. Maroni però non c'è, non è ancora arrivato. E quindi la marcia dei lumini riprende e prima di arrivare in Piazza Roma si ferma ai portici Plinio per dar vita a una sorta di figura di luce. I 400 manifestanti si dividono sui due lati di via Plinio, 200 per parte. Sono così numerosi da occupare buona parte della distanza tra piazza Cavour e piazza Duomo. Dopo la serrata di martedì scorso e la marcia dei lumini di ieri, le voci di chi è contrario alla nuova zona traffico limitato sembrano aumentare di settimana in settimana.